Il presidente della società aquilana sul ciclo idrico integrato Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto del PD, e il candidato sindaco del centro-sinistra alle elezioni amministrative dell'Aquila del prossimo 11 giugno. Il 47enne commercialista ha vinto a sorpresa le primarie di coalizione che si sono concluse ieri sera. Sul favorito, il consigliere regionale del PD, Pierpaolo Pietrucci, che alle elezioni regionali del maggio del 2014 ha ottenuto oltre 7.000 voti. Circa 700 i voti di scarto a favore di Di Benedetto, detto in una consultazione durata 2 giorni che ha fatto registrare un'affluenza record oltre 10.000 persone. In tal senso sono divampate polemiche sul fatto che al voto aperto a tutti i residenti dai 16 anni in poi abbiano partecipato diversi esponenti del centrodestra e che questi voti siano stati determinanti per il successo del commercialista aquilano che, in giovane età, è stato sindaco di Acciano, comune della Valle Subequana, della quale è originaria la sua famiglia. La coalizione di centrodestra, divisa da 2 mesi in più gruppi, non ha ancora trovato la unità e il candidato sindaco. Singolare il fatto che ieri sera, poco prima delle 20, chiusura del voto, il possibile candidato del centrodestra, il giornalista Luca Bergamotto, in giovane età consigliere regionale di Forza Italia, si è ritirato dall'agone politico. Oltre ai 2 candidati del PD, alle primarie ha partecipato l'ex assessore comunale al bilancio Lelio De Santis, coordinatore regionale dell'Italia dei Valori. Noi dobbiamo lavorare al programma, che è la cosa più importante, ed il programma sarà frutto di questi giorni di lavoro molto molto precisi e puntuali, e dovremo elaborarlo nella maniera tale che possa essere condiviso prima dai cittadini che dalle parti politiche, per presentarci poi a giugno nella maniera più opportuna possibile e cercare di vincere poi la vera competizione elettorale, che è quella che designerà il nuovo sindaco della città dell'Aquila. Poi sono contento nello specifico perché Americo Di Benedetto è il mio candidato, l'ho sponsorizzato, ho cercato di dargli una mano e quindi lo conosco da anni. Sono molto contento che lui abbia vinto queste primarie e penso che sia anche il sindaco ideale per l'Aquila, perché è una persona certamente onesta, seria, competente. Ad Americo Di Benedetto già avevo detto che saremo stati presenti all'Aquila come Abruzzo Civico, quindi la lista porterà anche il suo cognome, Abruzzo Civico, per Di Benedetto sindaco.